Da Ponte Carlo intravediamo sullo sfondo la nostra prossima meta, il complesso costituito principalmente dal castello e dalla cattedrale di San Vito. Il tutto sorge su una delle 9 alture su cui si sviluppò la capitale ceca e dove era collocato il primo nucleo abitato della città. Un ultimo sforzo finale, se non altro per ammirare il panorama che è senz'altro ripagato, specialmente se l'atmosfera della mattina fosse stata più tersa. In epoca romanica vennero costruiti il convento e la basilica di San Giorgio, il palazzo reale, le fortificazioni e le torri in muratura e, cosa più importante, San Venceslao fece erigere la rotonda contenente i resti di San Vito e la cattedrale della città. L'area complessiva è di circa 70.000 metri quadri, pertanto la visita dell'intero complesso può facilmente prendere un giorno intero o anche più, a seconda di come lo si vuole esplorare. L'accesso viene dal lato occidentale, completato solo nel XIX secolo. Restagliano le due torri, il rosone e i doccioni. Una volta entrati si ammira subito l'ingresso in stile gotico e neogotico, illuminato da vetrate alte 14 metri che comunque illuminano sufficientemente l'austera cattedrale, lunga 124 metri, altezza circa 33 e larga nel punto massimo del transetto per circa 60. Patroni della Repubblica Ceca, San Sigismondo trova qua custodita la propria testa in una cassa d'argento. Infatti, morì decapitato a Orléans,
nel 524 e Carlo IV nel 1365 provvide a portare questa reliquia a Praga. Una parte dei resti del santo si trovano anche nella cattedrale di Frisinga, di cui San Sigismondo è patrono. A lui è dedicata la basilica di Rivolta d'Adda. A metà della navata destra si trova il nucleo più antico della cattedrale, nonché la cappella di San Venceslao con la tomba e i resti del santo patrono di Praga, della Boemia e della Repubblica Ceca. Le pareti sono decorate da pietre semipreziose che non smorzano comunque l'atmosfera che sollecita il raccoglimento. Infatti quel gotico voluto da Carlo IV e successori ha lo scopo di favorire detto atteggiamento. Verso la parte orientale è presente la tomba costituita dal sarcofago in argento realizzato nel 1736 di San Giovanni Nepomuceno. Venne ucciso durante una lotta di potere e successivamente venne proclamato santo. Sempre nella città, due leoni che tengono uno scudo con i simboli della Boemia e delle altre regioni minori, tra cui Moravia e Slesia, sormontato dalla scritta Pravda Vitezzi, ovvero la verità vincerà. I saluti li faccio dal cortile posto sul lato sud, ove spicca il campanile, la porta d'oro con l'intreccio di lamine dorate, il sovrastante orologio, anch'esso tutto dorato. Alla prossima!